una volta era considerata zona in cui scoppiettavano i fuochi dell'inferno. Fondato il 1 marzo 1872 dal presidente Ulysses Grant, il Parco Nazionale di Yellowstone è una zona protetta situata negli Stati Uniti d'America. Patrimonio mondiale dell'UNESCO, si estende a cavallo di 3 stati. Ovvero la sezione nord-occidentale del Wyoming per la maggior parte, il sud-est dell'Idaho e il sud-ovest del Montana. È il parco nazionale più antico del mondo ed occupa una superficie di 8.983 chilometri quadrati. Ben oltre la metà dei geysers e delle sorgenti idrotermali del mondo si trovano qui, tutti alimentati da questo vulcanismo in corso. Siamo nel cuore delle montagne rocciose. Le acque piovane, infiltratesi nel terreno, riemergono sotto forma di sorgenti calde che assumono diversi colori per la presenza di particolari microorganismi. Numerose sono le caratteristiche geotermiche del posto che rendono il luogo tra i più celebri e pittoreschi del mondo. Giganteschi spruzzi d'acqua calda in cima ad una formazione vulcanica. Alberi bruciati dal calore. Bolle di acqua bollente mista a fango. Fiume Yellowstone a valle della cascata inferiore. Canyon dello Yellowstone è lungo circa 39 chilometri ed ha una profondità tra i 240 e i 370 metri. Sono le Upper Falls ed ammiriamo da vicino la potenza del fiume che si tuffa nel canyon. Spettacolo di madre natura che ci lascia con il fiato sospeso.
E qui un grande smeraldo incastonato in una medaglia naturale. I flussi lavici delle eruzioni vulcaniche coprono la maggior parte di questa zona. Il più grande complesso del suo genere, rimasto in stato quasi intatto sulla Terra. Non mancano esemplari di fauna selvatica. Molto belle queste formazioni di colore diverso di magma solidificato. Lo strato multicolore di roccia fusa ricca di silice mostra quanto la fantasia della natura si sia sbizzarrita. Ci troviamo su un altopiano con un'altitudine media di 2400 metri sul livello del mare. All'interno del parco il lago di Yellowstone misura 32 km di lunghezza e 23 di larghezza. Non mancano fumarole in mezzo all'acqua di questo lago, che è il più grande di montagna del Nord America. Piscine di smeraldi dalle rive ricamate. Foresta di conifere che si rispecchiano nell'acqua. Solcate dall'acqua e nelle vicinanze bisonti allo stato bravo. Animali, cascate, rocce a picco, boschi, fiumi, rapide. E questo lo spettacolare paesaggio racchiuso nel primo parco naturale della storia, Yellowstone.